grazie Claudio. Approfitto per dire che su quell'area quindi ci sarà un'incidenza molto forte di operatori che in qualche modo stanno facendo rete, quindi è un vero e proprio sistema parco la Ventabbia che si sta in qualche modo configurando. Io sono straconvinto che dopo la loro analisi di fattibilità la paletta sarà verde, per cui credo che saranno presenti come operatori. Già sul parco incide Cascina Corso San Giacomo, quindi il centro, proprio all'inizio del parco. C'è un'altra cascina pubblica che è Cascina Grande, dove invece c'è un agricoltore che gestisce i campi e che abbia avviato di recente un'attività di natura equestre. A completare un po' il perimetro di questa area, Cascina Girola. Daniele Brandolino sta seguendo il progetto di recupero architettonico. Premetto subito, Cascina Girola, per vederla bisogna andare sulle mappe dell'Ottocento, perché negli anni, ai noi, è andata quasi completamente distrutta, anche a seguito di prima abbandono, poi occupazioni strane, poi insomma atti di vandalismo. È rimasto abbastanza poco di Cascina Girola, quindi credo che il grosso anche del lavoro di recupero, diciamo così, sarà quello di capire come rileggere quella struttura, visto che veramente è rimasto poco. Come ha premesso lui, io non sono un progettista, quindi diciamo in qualche maniera mi sarà più difficile raccontarvi qual è veramente l'operazione, potrei inclinare verso i problemi tecnici, cerco di evitarlo. Diciamo che sostanzialmente in questa cascina, che è comunque nella stessa zona, noi stiamo facendo un progetto di co-housing. Non so se sapete che cos'è il co-housing e come funziona specialmente. Cioè, un gruppo di persone si mette insieme, fa un'opzione di acquisto su un bene, cerca di costituire un gruppo attraverso determinate modalità e si mette nell'operazione. Allora, il tema comunque è, e qui ci sono gli 8 punti che vi potrei raccontare, che sono quelli che raccontano loro, però diciamo che la costruzione del gruppo è una cosa fondamentale e viene fatta attraverso una serie di consultazioni, una serie di richieste di conoscenza delle persone che andranno a occupare questo posto, e questo tra l'altro indirizza anche abbastanza la progettazione poi dello spazio. È un percorso lento, è un percorso che ha bisogno anche di facilitatori che mettano d'accordo la gente, che trovino e costruiscano il gruppo, però si arriva a dei buoni risultati, e specialmente in questo caso, essendo una pratica generalmente urbana quella del co-housing, in questo caso è quasi una sperimentazione questa, perché comunque andiamo a inserirci in un sistema che ha una tradizione completamente diversa, cioè che è una tradizione culturale, e andiamo a mettere della residenzialità all'interno di questo. Lo facciamo, il co-housing sembra tornare bene con questo sistema, anche perché comunque il co-housing sfrutta molto lo spazio comune, è la tradizione della comunità, e quindi diciamo che in qualche modo si allinea alla struttura originaria delle cascine, che era un sistema comunitario assoluto. Come è fatta la cascina Girola? Salto e vado direttamente a farvi vedere com'è. Intanto, dov'è? Vedete che è molto vicino a San Bernardo, che è praticamente di fronte. Siamo molto vicini all'abbazia, spero che si veda. Sì. E diciamo che da queste foto si intravede quello che diceva Umberto, poco si intravede, però diciamo che Chiesa con la cascina grande, San Bernardo, Girola, qua c'è Casa Peralle, appena dopo, verso la pazzia, il bosco. La cascina è in piedi veramente per poche parti, adesso se trovo lo schema, ecco, questo qui è già lo schema di progetto in qualche modo, no? Però diciamo che solo la parte questa, che era originariamente diciamo così la casa padronale, ha ancora in qualche modo una struttura che sta in piedi, che può essere recuperata. Tutta questa parte, che erano le stalle, la porcilaia, una serie di fienili,
è praticamente crollata, quindi diciamo che in questo momento noi abbiamo chiarito, specialmente con la sovrintendenza che aveva, che voleva ben sapere che cosa facessimo qui, in che modo opereremo, cioè cercheremo di mantenere il più possibile quello che c'è, ma chiaramente avremo la necessità di gran parte di ricostruirla. Stiamo facendo delle ricerche quasi filologiche per cercare di ricostruirla senza fare dei falsi, ma cercando di restituire sostanzialmente l'aria e il respiro tipico delle cascine lombarde e di questa in particolare, e piano piano stiamo arrivando ad una soluzione di vari problemi che non ci erano abbastanza chiari. Diciamo comunque, sostanzialmente, come dicevo, è residenziale e quindi è suddivisa in porzioni residenziali di vario genere, che vanno dal singolo appartamento monopiano nella parte, diciamo, più storica, che è la parte padronale, a nella parte dove andiamo a ricostruire completamente appartamenti con tipologie più flessibili, più in verticale, con sorparchi, con insomma, cerchiamo di rivivificare lo spazio mantenendone più o meno le dimensioni e i rapporti e inserendo all'interno delle porzioni residenziali. Questo è sostanzialmente. Siamo in questo momento al fatto di aver prodotto un progetto, di averne già parlato in sovrintendenza, di aver avuto da loro un ok generale, e piano piano stiamo andando avanti. Anche noi vorremmo inserirci in quello che diceva prima Umanitaria per quanto riguarda San Bernardo, cioè nella ricerca, nel cercare di utilizzare le acque del depuratore per fare anche noi un sistema, perché chiaramente tutta questa operazione vuole essere molto ecosostenibile, e quindi stiamo cercando tutte le tecnologie che ci permettano di essere quasi autosufficienti da questo punto di vista, ecosostenibili, e anche dal punto di vista economico in qualche modo rendere sostenibile per chi acquista in questi spazi una, come dire, una residenza con della qualità. Sì, una cosa interessante è che questo gruppo di Newcore, insomma, che ha preso in mano il pallino di questa operazione, da subito ha cercato di interagire con la rete di territorio, quindi non si pone, pur essendo un soggetto privato, che fa un trattamento immobiliare, che si rivolge a soggetti privati che intendono una certa filosofia a condividere un comportamento, uno stile abitativo, non si presentano come un soggetto terzo che arriva, si insedia e fa, ma si sono da subito interconnessi con parte della rete che già lavora su quell'area, e i loro incontri spesso vengono fatti a professione già, come insomma si cerca di da subito entrare in relazione. Anche qua vedete c'è una porzione abbastanza importante di area verde che potrebbe poi trovare funzionalmente delle connessioni di servizio anche col lavoro che stanno facendo sia San Bernardo che Casa Caravaggio. Insomma, bisogna pensarlo, perché quello è un pezzo di territorio che, se trova le giuste connessioni, credo, ma poi ce lo dirà magari meglio l'architetto Zinna, può essere un pezzo di città ad altissimo valore aggiunto, e può essere un esempio, io credo, a livello europeo, di come sia possibile in città costruire una realtà di questo tipo. Grazie Daniele, io lascerei Cascina Molloy per ultimo, che è quella che ci ospita, così ci racconta meglio.